questo Natale siamo ancora più buoni. Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333-426-9756. Dopo il grande successo dello scorso mese di settembre, la mostra Voghera e Soane torna ovviamente a disposizione di tutti i cittadini. Corretto. Il filo conduttore sarà sempre Voghera e Soane, però viene rinnovata nel senso che l'abbiamo applicata con le feste natalizie nell'inverno, presentando ad esempio tantissime chiese che noi abbiamo e tante sono state dimenticate, proseguendo con il Natale vero e proprio e l'inverno. Questo è il progetto che si protrarrà poi con le quattro stagioni. Vogliamo specificare a chi ci sta guardando dove potranno ammirare questa mostra? L'idea di Voghera è, dopodiché avremo intenzione come progetto portarla anche in giro per la città. Quali sono le date? La data è dal 17 di dicembre fino a oltranza, direi, perché a questo punto qui prendiamo tutte le feste natalizie. I collaboratori principali di questa iniziativa Voghera e Soane sono l'ingegner Pier Vittorio Sforzini, curatore di tutte le fotografie, e il signor Lauria, che è l'amministratore, diciamo, della chi faceva le vasche in Via Emilia, gruppo Facebook, ed è anche il proprietario delle fotografie. Se non ci fossero loro non ci sarebbe nemmeno Voghera e Soane, quindi ringrazio vivamente per la collaborazione. Non solo mostre, ma anche un corso di pittura presso l'associazione Voghera. Certo, che è iniziato a ottobre, è permanente. È per gli attuali soci, ma è anche per i futuri soci, perché chi si iscrive dopodiché può lavorare e divertirsi. Quello che stiamo facendo noi con diversi allievi, perché pian piano sta prendendo forma questo corso di pittura. Lo gestisco io e mi diverto insieme a loro, perché è una cosa più che altro divertente e rilassante. Non deve essere un compito, non deve essere una cosa gravosa, deve essere una cosa di divertimento, ed è quello che vedo con le persone che stanno partecipando. Può partecipare anche colui o colei che non ha mai toccato un pennello in vita sua? Certo, poi sta a me vedere di riuscire a far venire fuori il meglio, perché il meglio c'è per tutti. La soddisfazione più grande fino adesso qual è stata? Vedere gli altri che riescono. È fondamentale, perché per me è un lavoro, per loro è un divertimento, ma comunque sia un divertimento piacevole anche per me seguirli e portare fuori tutto quello che loro hanno dentro, perché chiunque di noi è capace di disegnare e non è vero che non sono capaci. Tutto questo presso l'Associazione Culturale Voghera in via Felice Cavallotti 16.